Qualche giorno fa abbiamo ricevuto un'email con un invito a questo educational tour. E quindi ci siamo detti, perché non partecipare? Abbiamo preso la palla al balzo e nei prossimi minuti tutto quello che vedrete è precisamente che cosa? E quello che è successo, quindi Tutto quello che quello. abbiamo visto, quello che ci hanno fatto vedere e quello che ci è successo. Quindi mi raccomando, continuate a guardare il video e ci vediamo alla fine. In questo luogo vengono prodotti cerchi per le biciclette dal 1946. Ogni cerchio è originale, fatto su misura, e alla fine di tutto il processo di costruzione viene ovviamente colorato a mano e il prodotto è pronto. Curiosità, inizialmente i cerchi erano prodotti solo in legno, poi hanno inserito anche il carbonio per renderli più resistenti. Mentre ora ci siamo fermati alla Madonna del Ghisallo per visitare il piccolo museo e di questo vi racconteremo tra poco. Siamo davanti al Santuario della Madonna del Ghisallo, che nel 1949 venne riconosciuta come patrona dei ciclisti da Papa Pio XII. La salita del Ghisallo è il luogo di sfide del ciclismo da anni. I primi documenti del passaggio dei ciclisti risalgono addirittura fino all'800. Ora ci troviamo all'interno del Museo del Ciclismo per raccontarvi alcune sue curiosità. Oltre alla collezione dedicata alla storia del ciclismo, dalle magliette ufficiali alle bici dei campioni, propongono in aggiunta la possibilità di noleggiare delle bici in modo da far continuare l'esperienza fuori dal museo. Inoltre, all'interno del museo si trova una sezione dedicata al paraciclismo e una dedicata al ciclismo femminile. Dopo aver pranzato al ristorante Il Perno con una vista mozzafiato sul lago Tutte e di due, Como, sul tutte e lago di due, Como e sul lago di perché Lecco, eravamo perché nel punto in cui si vede la biforcazione. è il bivio. Adesso abbiamo incominciato a fare questo primo pezzettino di trekking, perché poi ci verranno a recuperare delle jeep per portarci più avanti, a recuperare tempo che non ce n'è, perché c'è questa mezz'ora fatidica che abbiamo perso, non si sa neanche come, però incominciamo questo trekking che è come stiamo andando? Stiamo andando, non mi ricordo come si chiama quel posto. Abbiamo fatto un trekking, tutto qua. E no, l'obiettivo finale di questo trekking è che andremo a fare con le nostre manine un caprino, Formaggio. che poi penso che forse ci porteremo a casa o magari ce lo mangiamo lì, insomma, non si sa. Dipende da quanto arriviamo affamati. Esatto. Comunque, la giornata per ora sta andando bene, lo so, ci stiamo facendo vedere poco, ma perché è tutto programmato, tutto serrato, ci sono tempi restretti per qualsiasi cosa. E quindi noi stiamo dando il massimo, speriamo che fino adesso il video vi stia piacendo e mi raccomando, continuate a guardarlo. Noi ci vediamo su in cima, in Jeep, da qualche parte ci si vede, insomma. Che mi racconti? È rimasto indietro un ragazzo simpatico con questo sentiero. Dai, tra Non l'altro. è adatto a tutti. Comunque, non Diciamo che avendo non era una Toby, passeggiata, eh? No. non Beh, avendo poi tra Toby l'altro è venire anche da più Milano rilassante. No, no, Anche no, perché allora poi dobbiamo rifare l'ascensa. qui serviva Toby. Toby ci Sì, avrebbe qua Toby portati ci portava su su in un batter tranquillamente. d'occhio. Ok, siamo arrivati su in cima, tra poco siamo alla croce che è il punto più panoramico
di questo trekking e poi torniamo indietro. Comunque non è impegnativo, alla fine ho fatto 3000 passi secondo l'orologio, però con una passeggiata normale senza nessuno che ci rincorre, insomma, non è così impossibile. Come ovvio che sia, è cominciato a piovere col sole, quindi kiwi, e ora si riscende, abbandoniamo la croce vestiti come il gobbo di Notre Dame. Adesso possiamo ripartire. Io mi iscriverei solamente per avere più video di noi conciati così. Fossimo. Poi scegliete voi cosa fare. Magari, che ne so, c'è qualche azienda, qualche brand che ci vede conciati così, gli facciamo pena e ci regala un po' d'attrezzatura. Fateci sapere. Dopo il trekking, perché già puzza. Abbiamo affrontato il nostro primo rally della nostra vita. Siamo arrivati all'agriturismo Camonin, dove appunto svolgeremo questa esperienza e ci metteremo a creare il nostro caprino. Chi sarà più bravo da me, Sara? Lo scopriremo nel video. Adesso assaggiamo un formaggio. Pure. Ehi! Buonissimo. Corposissimo. Adesso non hai nessuno. Corposissimo. Veramente corposo. Io sono allergica alla cannella di mucca. No, è buono! Sì, ma è qualcosa di brutto. Vabbè, penso che sia latte puro. Mamma mia, ci vuole. Vabbè, vai tu a farne un altro, diverso. Comunque è buono! Primo formaggio per la vita nostra. La serata poi si è conclusa davanti a una tavola imbandita di cibo che... cibo ovunque e noi ci siamo completamente scordati, anche perché abbiamo lasciato tutto in camera, e quindi adesso ripartiamo col secondo e ultimo giorno. Buongiorno, giorno 2. La colazione è qui, il corazziere è già stata svolta, ma avevamo talmente fame che non abbiamo ripreso niente. Adesso abbiamo circa 3 minuti per lavarci i denti e poi arriva Silvano che ci porta via, ci porta subito a Bellagio, perché oggi c'è da fare, oggi bisogna pedalare. E infatti, adesso parto in cima, altrimenti muoio. Perché ieri non abbiamo fatto niente, invece oggi c'è da fare. Invece non abbiamo fatto niente. Vabbè, insomma. Ci vediamo a Bellagio. Adesso stiamo lasciando la nostra bellissima camera d'hotel, dove io ho dormito da Dio, Sara invece ogni tanto si svegliava perché faceva troppo caldo, io invece come un bambino ho dormito. E niente, ragazzi, ve lo lascio qua in descrizione, ve lo consiglio tantissimo, anche perché la storia di questo hotel è fantastica. Come dicevamo prima, la nostra giornata comincia qui a Bellagio, dove ovviamente oggi ci deve essere una corsa, e infatti c'è la musica a palla. Ci sarà mai un luogo nel mondo in cui arriviamo e praticamente non c'è un bordello? No, questo è il patto che abbiamo firmato col diavolo. Bordello everywhere. Niente, questa è sempre, ragazzi, la solita salita famosissima che c'è a Bellagio. Tra poco vi facciamo vedere il punto
quello insomma più instagrammabile che c'è qui. E nulla, poi tra una mezz'oretta prenderemo il traghetto che ci porterà poi al secondo obiettivo della giornata, ossia Erbonne, che se vi ricordate avevo già fatto un video, lascio qua a destra la scheda così già andate a rivedervi il tutto. Bellagio l'abbiamo fatto altre mille volte, però lo rifaremo in modo più approfondito dato che adesso siamo in due e portiamo anche Toby, così vi facciamo vedere anche posti dove andare con i cani. E boh, basta, detto tutto. Da quell'angolo lì dietro praticamente si fa la classica foto che tutti fanno quando vengono a Bellagio. Quindi è l'angolino praticamente tre gradini sopra dove c'è scritto aperitivo. Mettete lì, preciso, foto da Dio, però venite al tramonto perché le luci sono migliori, anche se c'è più gente, insomma, durante il periodo estivo, ovviamente. Come vedete c'è un esemplare di Sara che fa la Instagram alla basilica di San Giacomo. Adoro! Alla Basilica di San Giacomo, e adesso proviamo ad entrare, così vi facciamo vedere anche l'architettura interna. Ovviamente già lo sappiamo, cioè lo sapevamo già in anticipo che la chiesa sarà chiusa. Ovvio, cioè. Vabbè, vediamo cosa succede. Come sempre ho ragione. C'era la messa, quindi siamo entrati, siamo stati inondati da canti santi. Abbiamo lasciato perdere, che è meglio così. Allora, abbiamo abbandonato il gruppo, tanto che abbiamo ancora poco tempo, e vi stiamo portando a vedere il punto più panoramico di Bellagio, appunto da altezza lago, e da questo punto qua praticamente si vede tutto il ben di Dio che il lago di Como offre. Alla destra troveremo Varenna, che anche qui abbiamo già fatto parecchi video, anche molto più approfonditi. E molto altro. Comunque c'è il servizio di navigazione che vi porta ovunque praticamente. Qui insomma, se non ti portano con la barca sei fregato. Ma tu lo sai qual è quella là? Qual è quella là? Sì. Quello che dicevi prima, quello che hai fatto tot video che Varenna, lasci in descrizione. Varenna. E tra l'altro guardate quel monte là, che c'è una nuvoletta che sembra un vulcano. Stiamo per rimanere giù dal traghetto, ma non importa. Siamo mossi. Ok, siamo arrivati all'imbarco. Adesso la prossima fermata sarà Candenobbio, una roba del genere. E poi da lì partirà Cadenabbia. E poi da lì partirà, insomma, il nostro viaggetto verso Erbonne. E poi vi racconteremo di questo mini borghettino. In ogni caso, Bellagio, ricordatevi che è il punto più panoramico ed è talmente bello che è chiamato come la perla del lago di Como. Allora, siamo arrivati a Erbonne, questo minuscolo borgo della Val d'Intelvi che già vi abbiamo raccontato in modo più approfondito in un video dedicato che vi lascio in descrizione o qui in alto a sinistra, insomma. Questo borgo, comunque, volevo dirvi che si trova al confine con la Svizzera e di particolare a che diversi anni fa praticamente il contrabbando era una delle cose più in
di questa valle. Cioè, insomma, tutto praticamente bene. C'era tutto il contrabbando da parte degli italiani che andavano in Svizzera per prendere caffè, zucchero, tabacco e qualcos'altro, e venivano a rivenderlo qua. E adesso stiamo per visitare il Museo della Guardia di Finanza, che dopo un tot di anni l'hanno costruito per fermare questo contrabbando. E quindi, dato che è minuscolo, ve lo faccio vedere in un nanosecondo. Quella lì è la piccola chiesetta, e poi praticamente, ragazzi, scendendo giù di qua c'è un piccolo ponticello che vi porta direttamente in Svizzera, quindi siamo proprio al confine. Quel monte lì è già Svizzera. Adesso si corre, che dobbiamo andare in bicicletta con le bike e andiamo in un altro posto. Sei carica? Cavalcheremo la Val di Intelvi. Però mi ha dato la bici del Lin. Sempre che mangi. Facciamo una pausa per vedere una panchina gigante. Lei cosa fa? Mangia. Comunque ci siamo quasi al rifugio. Al rifugio, all'indirizzo. Insomma, da poco andiamo a mangiare. Tutto qua. Circa 170.000 km siamo arrivati in Alaska. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Cioè, c'ho le gambe veramente. Vibrano. Spettacolo, adesso mi mangio tutto l'agriturismo. Mamma mia, mi sento Robocop. Eh? Più che altro dopo. Guarda, la pasta è solo. La pasta è salatissima. Ragazzi, abbiamo mangiato di brutto, eravamo talmente cotti dal giro in bici che ci siamo dimenticati di filmare. Poi siamo tornati giù, siamo risaliti sul pullman, ci siamo addormentati come due bambini, e adesso riprendiamo la macchina e torniamo a casa. Questo viaggio finisce qua, e se dovete fare un viaggio da queste parti, affidatevi a noi e anche a tutti i link in descrizione che vi lasciamo. Ringraziamo l'ente che ci ha permesso di girare questi due giorni e... ci vediamo mercoledì prossimo alle 19 con un nuovo video.